Ciao a tutti amici dei Due Laghi, con la puntata di oggi andremo a vedere una battuta di Method Feeder che non farà altro che riprendere l'episodio precedente del Method Feeder che abbiamo fatto all'interno della nostra associazione SD Nuova Due Laghi e vedremo la messa in pratica di questa tecnica. Come potete notare non ci troviamo presso il complesso della SD Nuova Due Laghi, bensì ci troviamo a Molinella presso la ASD Pescatori di Molinella, che sono stati così gentili da concederci la possibilità di effettuare questa battuta di Method Feeder nel loro lago. Come potete vedere è un lago molto ampio, molto bello, dove diciamo la superficie che ricopre è di circa 200 metri per 90 e è caratterizzato da queste tre isole che possiamo trovare al centro lago. La possibilità di fare catture qua all'interno di questo lago qui è molto elevata, infatti possiamo trovare molte carpe, dei carassi di grandi dimensioni e eventualmente anche qualche amur. L'attrezzatura che andremo ad utilizzare per questa pescata sarà una canna da pesca di casa Mother, per la precisione la Mune Clipes, con un'altezza di circa 6 piedi e un'azione che va da mezza oncia a un'oncia. Per quanto riguarda il mulinello invece andremo ad utilizzare sempre di casa Mother un Vulcan 4000 caricato con un filo affondante del diametro del 20. Per quanto riguarda il pasturatore, andremo ad utilizzare un pasturatore sempre di casa Mother, nella fattispecie un Jurassic, del peso di circa 30 grammi. Questo perché non dobbiamo andare a effettuare lanci molto elevati, quindi andremo a pescare all'incirca a metà lago, ma soprattutto non dobbiamo andare ad utilizzare un pasturatore troppo leggero, perché nel caso di utilizzo di un pasturatore troppo leggero non riusciremo a rimanere correttamente in pesca, dato che ci sono delle correnti all'interno di questo lago. Bene, iniziamo la nostra montatura inserendo prima di tutto il pasturatore. La montatura sarà molto simile a quella che avete visto nell'episodio precedente, quindi non ci andiamo ad inventare niente, faremo soltanto una piccola variazione andando ad inserire una brillatura in modo da rendere più energico e robusto il nostro terminale. Dunque, a questo punto iniziamo a fare una brillatura anche di modeste dimensioni, così circa. Direi che ci siamo. A questo punto la chiudiamo, facciamo due o tre giri. Inseriamo la nostra piolina salvanodo nella brillatura. Ok, benissimo. E inseriamo la girella con sgancio rapido in modo tale da poter cambiare i nostri terminali in maniera più veloce possibile. A questo punto tagliamo l'eccedenza del filo . La nostra montatura è fatta. A questo punto inseriamo il nostro finale, utilizzeremo dei finali già preconfezionati della BKK con un amo del 12 e un diametro dello 0,23. A questo punto ne prendiamo uno, inseriamo uno nel gancio rapido. E siamo pronti per andare a pescare. Per questa pescata andremo ad utilizzare delle pasture di casa Mother della serie Reactor Baits e nello specifico gusto cioccolata e Special F1.
La particolarità di queste pasture è che sono semplici da utilizzare, semplici da andare ad amalgamare, perché la bagnatura sarà andata a fare con due parti di pastura e una di acqua. Tutte queste pasture le potrete trovare anche presso il negozio di Alberti Pesca a Sarzana, sia nello store fisico e presto anche nel suo store online. Iniziamo con la bagnatura della pastura. Abbiamo già preparato un fondo con la Reactor Base a gusto cioccolato e iniziamo a dosare con l'acqua in modo tale da avere una pastura consistente da poter stampare nel nostro metodo. Bene, iniziamo con la bagnatura. Ne aggiungiamo poco di acqua. Iniziamo a girare e scolare. L'odore di cioccolato non si può sentire dal video, ma è fortissimo. Riprendiamo un altro po' di acqua. Quanto basta per avere una bagnatura corretta della nostra pastura. Ecco qua, vedete che si spande bene, ma rimane compatta da poter essere utilizzata nello stampo. Come inneschi utilizzeremo delle wafter Zero Weight, sempre di casa madre della linea Reactor Base, al gusto del Choco Orange, proprio per il fatto che, siccome uno dei frequentatori di questo lago mi ha detto che vanno diciamo particolarmente ghiotte per questa tipologia di reactor e soprattutto per questa colorazione, queste sono quelle più indicate soprattutto per la stagione in cui ci troviamo. Iniziamo l'innesco. Prendiamo una wafter. Dato che i finali della BKK, oltre ad essere già armati con amo, hanno lo spunzone per poter mettere direttamente la nostra esca, non dovremo fare altro che andare a inserire il nostro wafter all'interno del nostro ago. E l'innesco è pronto. Ok, iniziamo il nostro stampo. Mettiamo prima di tutto il nostro innesco all'interno dello stampino. Eventualmente, se non avete lo stampino, potete anche fare a mano e appoggiarci prima, dopo l'innesco, una volta che è stato fatto lo stampo. Una prima passatina, la premiamo con le mani in modo tale da compattare il tutto. Poi ricopriamo lo stampo in modo tale da avere uno strato uniforme. Prendiamo il nostro pasturatore, lo mettiamo all'interno dello stampo, pressiamo con forza in modo tale che rimanga all'interno del nostro pasturatore la pastura. Poi apriamo lo stampino e il nostro innesco è fatto. Via, andiamo a pescare. Bene, siamo qui con Tullio Bevilacqua della SD Pescatori di Mulinella. E niente, Tullio, raccontaci qualcosina di questo lago, che cosa si può trovare, che cosa possiamo pescare. In questo lago, che se dopo farai una panoramica molto bella, perché le caratteristiche di questo lago sono
le tre isole centrali che ci permettono di pescarci conto durante tutto il tempo dell'anno. Qui ci sono praticamente quasi esclusivamente carpe, ci sono anche una certa quantità di americani, pescati americani, anche da 6-8 kg, però la maggioranza è carpa. Qui noi facciamo prettamente pesca in vivo, per dire gare con sia l'Orbisien che a feeder, ma la pesca maggiore è quella alla carpa. Io volevo intanto ringraziarvi per essere qui anche voi, perché i giovani sono sempre benvenuti qua da noi, perché noi ne abbiamo purtroppo molto pochi, e qualche giovane che si avvia a questo tipo di divertimento per rilassarsi, la pesca è sempre la cosa, una delle cose migliori. Assolutamente, ma siamo noi che vi ringraziamo per l'ospitalità che ci avete dato. È stata veramente una giornata fantastica di pesca, ma soprattutto anche di amicizia, stare tutti in compagnia per godere di questo sport bellissimo che è la pesca sportiva. Noi in questo lago proviamo di fare sentire tutti quelli che vengono come se fossero a casa. Ma questo ci siete riusciti alla grandissima, sì, devo dire. Molto. Anche noi. Grazie mille, sì, davvero, grazie Tullio. A voi, grazie di tutto. Alla prossima. Alla prossima. Ciao Tullio. Bene, ci troviamo con Paolo Dolcini, vicepresidente della SD Laghi di Molinella. E niente, Paolo, raccontaci qualcosa di questo lago, soprattutto di questo secondo lago, che da quello che ho capito c'è del bianco, ci fate delle gare principalmente a Rubasien. Certo, questo è il nostro, lo chiamiamo Lago Piccolo, dall'altra parte Lago Grande, ovviamente per le dimensioni, Lago Piccolo questo. Siamo su una profondità di circa 3 metri, questo Lago Piccolo è popolato da tantissimi carassi, eccezionali, di taglia molto grossa, quindi molto difficili da prendere, e fanno l'elastico esce parecchio con questi carassi. Quindi sono abbastanza tenaci. Sono veramente dei gran bei pesci. C'è occasionalmente anche qualche carpa che si aggira, diciamo, da qualche etto fino al chilo, e anche quella molto impegnativa. Noi abitualmente usiamo questo Lago Piccolo per un ritrovo ricreativo il martedì e il giovedì, per fare le nostre garettine, piccole garettine sociali tra pensionati e chi può prendere dei permessi, e ci divertiamo parecchio come oggi, raggiungiamo dei bei pesi, chi è più bravo, uno come me che è meno bravo ha fatto l'ultimo oggi, però ci sono veramente delle eccellenze di pescatori con la Rubesier. E facciamo una distinzione di martedì con le canne lunghe 9-13, e di giovedì invece permettiamo anche una misura un po' più corta per agevolare chi è un po' più difficoltoso a tenere una canna lunga in mano. E ci sono anche tanti bei pesci rossi che sono veramente eccezionali, anche di diversi etti, e sono pesci meravigliosi veramente. Questo lago, siamo fortunati che è popolato da pesci molto belli. E qui da noi si può venire con la nostra tessera sociale come soci della SD Pescatori Molinella, e poi abbiamo anche una convenzione con la FIPSES, quindi chi ha la tessera federale FIPSES può venire dalle nostre parti e dedicarsi a questa pesca. Abbiamo per ora un sito WhatsApp dove chi è interessato si può iscrivere e avrà tutte le notizie dei nostri appuntamenti, chiamiamole così, perché non siamo degli agonisti scatenati, ma chiamiamoli appuntamenti divertenti di pesca. Bene, tanto tutte queste informazioni che ci ha appena elencato Paolo le troverete tutte nella descrizione del video. E niente, poi abbiamo qua invece il responsabile, diciamo, agonistico della SD di Molinella. E niente, raccontaci anche qualcosina di queste gare, più o meno come si svolgono. Organizziamo per i nostri soci delle gare campionato sociale suddiviso in due tecniche, una Lago Piccolo dedicata prevalentemente alla Rubasien e alla pesca del carassio, come detto Paolo, che è la specie predominante del Lago Piccolo, che si sviluppa in 5-6 prove durante il corso dell'anno, e un altro campionato analogo lo svolgiamo, quello che noi chiamiamo il Lago Grande, con le canine corte fino anche al feeder, diciamo tutte le tecniche di pesca al colpo nel grande. Poi, oltre a questi eventi di campionati sociali, organizziamo delle altre manifestazioni ad invito,
dove facciamo delle gare a coppie, delle gare a squadre o a feeder o al colpo, per vedere di mantenere vivo un po' tutte le attività riferite alla pesca che si possono svolgere all'interno della nostra struttura. Insomma, quasi, cioè praticamente tutte le tecniche di pesca in laghetto voi le organizzate e fate gare. Bene, è una cosa fantastica e io vi ringrazio entrambi, soprattutto per l'occasione che ci avete dato di poter filmare e girare nel vostro lago e soprattutto per la vostra incredibile ospitalità, veramente. Sicuramente, grazie a te Daniele. Aggiungo questo Daniele, che se qualcuno vuole venire qui a organizzare degli eventi, noi siamo ben disponibili a mettere i laghi a disposizione, perché sono, diciamo, dei laghi che nella provincia di Bologna fa fatica a trovare, con la possibilità di fare tutti i diversi tipi di pesca al colpo. Assolutamente, tanto come ho già detto in precedenza, tutte le informazioni le ritroverete in descrizione al video. Bene, io vi ringrazio tantissimo, è stato veramente un piacere, è stato un piacere, grazie a voi. Felici di averti ospitato, sei, grazie mille, sei gentilissimo. Un ragazzo con cui si sta bene in compagnia. Grazie, quindi altrettanto. Puoi tornare e poi quando veniamo dalle tue parti ci insegnerai cosa pescare nel magro. Assolutamente. Vogliamo prendere dei cavedani giganti. Assolutamente, non vedo l'ora che veniate a pescare al magro, che così almeno vi portiamo un po' in giro. La scuola veramente. Assolutamente. Grazie a tutti. Arrivederci. Bene ragazzi, la nostra pescata a Method Feeder presso la SD di Molinella si è conclusa. Pesci divertentissimi da tirar su, carpe sanissime e energiche. Quindi ragazzi, se siete delle zone di Bologna o avete il programma di fare un viaggio in cui andrete a pescare con gli amici o con i parenti, mi raccomando, venite a visitare la SD Pescatori di Molinella e state pur certi che il divertimento è assicurato. Paesaggi incredibili e ospitalità veramente eccezionale. Quindi da Fishing School è tutto, mi raccomando, non perdetevi il prossimo episodio e come sempre un saluto a tutti. Ciao ragazzi!